Un saluto a tutte le persone che ci seguono e a tutti quelli che hanno la passione per la ricerca storica. Oggi abbiamo nuovamente il piacere di avere qui con noi Massimo Michele Guerrieri. Questa è la terza puntata di un ciclo di conferenze con Massimo Guerrieri per esporre la sua opera, Nuovo Ordine Mondiale, diviso in tre volumi. Nella precedente puntata abbiamo parlato in via in generale della sua opera e del capitolo 1, I Nuovi Barbari. Oggi parleremo del secondo capitolo, i protocolli di Toronto. Il documento fu pubblicato dal giornalista franco-canadese Serge Monast nel maggio 1995. Il 3 dicembre 1996, dopo la pubblicazione dei protocolli di Toronto, fu arrestato a Montreal con l'accusa di intimidazione e altri crimini. Rimase in custodia per 24 ore, rilasciato e morì il giorno seguente. Monast affermò di aver ottenuto le informazioni con mezzi avventurosi e che rivelarne i dettagli avrebbe potuto mettere in pericolo molte vite. La prima parte dei protocolli fu presentata nel giugno del 1967, poi aggiornata 18 anni dopo nel 1985. Secondo Monast i soggetti in questione erano dietro il progetto del nuovo ordine mondiale. Si facevano chiamare il gruppo dei 666, sei banche più influenti del mondo, sei consorsi energetici, sei consorsi agroalimentari. L'obiettivo dei 666 erano 1. avere il controllo assoluto sul commercio mondiale, 2. assicurarsi le risorse energetiche e tecnologiche, 3. acquisire su scala mondiale il controllo di cibo, medicine, vitamine e vaccini. Detto ciò non mi ridungo oltre, passo subito la parola a Massimo Guerrieri che ci esporà nei dettagli la sua opera del capitolo 2, I protocolli di Toronto. Ciao Massimo, grazie di stare qui con noi anche questa volta, come stai e come va in Tanzania? Ciao Cristiano, tutto bene? Sto benissimo, grazie. Il tempo è fantastico, sono molto sorpreso. La cosa che mi ha sorpreso di più è il tempo perché praticamente i sei mesi che vanno dalla fine della stagione delle piogge, quindi giugno, fino a ottobre inoltrato, novembre, sono sei mesi di primavera. Poi novembre, dicembre, anche un po' gennaio, eh, sembra sia caldo, torrido. Molto caldo, e poi dopo ricomincia la stagione. Però effettivamente non mi immaginavo ecco che potesse esistere una situazione di questo tipo in una nazione che, eh, come mh, lo longitudine, è anche molto vicina all'equatore. Se ci si pensa un attimo, molto più vicina di noi. Ecco. Eh, è un caldo anche mh, secco, quindi c'è cioè, 30 gradi, ma non li senti, non sudi, si stai all'ombra, è, è veramente piacevole. È la cosa fino adesso che mi ha sorpreso di più: tutto bene, via, tutto abbastanza bene, tutto secondo, secondo pronostici. Diciamo così, secondo pronostico. Mm -hmm. allora, hai già fatto, hai già, dimmi. No, no, vai, vai, scusami. Hai già fatto te una bella introduzione, devo soltanto aggiungere che questo progetto qui generale. È stato chiamato dagli autori Fall of the Nation, cioè la caduta delle nazioni. No? Queste, questi due meeting, parliamo di due meeting, uno appunto avvenuto nel giugno del 67, eh, entrambi a Toronto, e il secondo nel giugno dell'85 sono stati chiamati. Avevano come obiettivo quello di distruggere le nazioni. E il primo al primo è stato poi dato il nome di eh, panem et circenses, cioè pane e giochi, no? riprendendo il famoso eh, detto latino. E il secondo di red dawn, che vuol dire alba rossa. Teniamo presente che eh, l'alba... Uh, il simbolo dell'alba, così come quello del sole, sono estremamente importanti nella cultura massonica e non solo nella cultura massonica, di direi quasi nella cultura di tutti gli iniziati. Eh? Allora, uh, ritorniamo pure all'immagine. Questa, ecco, questa è la copertina del, del, del libro eh? che è, è disponibile anche come libro singolo. e eh? E, e fa parte quando rilegato della, della trilogia appunto è il capitolo numero 2 allora um, vediamo un po io inizierei a leggere io legge, vi leggerei la prima parte perché nella prima parte poi nella seconda si ripetono no nella seconda si ripetono molti punti perché loro si, si sono dati questi obiettivi a partire dagli anni 50 per 70 anni eh? Quindi teniamo presente che dagli anni 50 a 70 anni si arriva al 2020. Ecco che ci si, può, ci si, ci si meraviglia no? di quello che è successo lo scorso anno nel 2020, ma praticamente è scaduto il termine che loro si erano dati dei 70 anni all'interno dei quali ci sono stati sicuramente questi due meetings, ma poi probabilmente, secondo quello che ho capito io, siccome il secondo meeting è arrivato fino al 98, no? poi lo leggiamo, dovrebbero aver avuto un meeting intorno al 99, immagino io, chissà se proprio a Toronto, è molto probabile, nei quali loro poi hanno messo a punto il piano per i prossimi, chi lo sa, 15 anni, 20 anni, una cosa di questo tipo. Andiamo avanti e inizio a leggere la prima parte. Leggiamo con calma e poi vediamo alcuni punti della seconda. Hai domande per caso, Cristiano? Posso leggere, e iniziare? No, vai, vai, tranquillo. Poi magari sì. nel corso della la cosa ti faccio qualche domanda. Sì. Allora, eh, chi legge? Immagino sia il relatore, che qui però non si sa il nome, eh? quindi io leggo così. Immaginate di, di, di che io legga un intervento eh, di un relatore a una platea di eh, probabilmente questi 18 soggetti che ti hai menzionato. Ricordo che anche qui c'è appunto il 666, eh? erano stati selezionati sei eh, banchieri, sei eh, soggetti che lavoravano e lavor, lavorano, <ride> dovremmo usare il presente. Eh? Come diciamo passato. Lavorano all'interno. Del, 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 del petrolio eh, dell'industria petrolifica e sei che lavorano nell'agroalimentare probabilmente si sono spostati un po' nel farmaceutico in questo momento allora leggo Scusa ti interrompo un attimo Prego. sappiamo questi gruppi i nomi se tante volte ci sono di questi sei allora io ho fatto un po' di ricerca in questo momento in questo per, per capire anch'io no? insomma ho fatto un po' di ricerca e non, non sono riuscito a arrivare a, a capo di niente anche perché poi i gruppi si sono tante volte uniti consorziati no? hanno fatto acquisizioni quindi all'epoca erano i gruppi principali eh, appunto più importanti no? che si fosse soprattutto nel, nel, nel settore del, del petrolio eh? possiamo immaginare i soliti più importanti Nell'agroalimentare secondo me sono cambiati molto perché proprio il mercato è cambiato molto, ci sono stati ehm, eh, tanti mergici, tante acquisizioni, tante cose. E poi nel settore bancario, grosso modo, non mi immagino siano sempre quelli lì, Ecco, però no, no, non è che non te li voglio menzionare, non te li posso menzionare perché non sono riuscito a arrivare a capo. A dei nomi precisi in questo momento sì. però si può andare a buon senso ecco a buon senso ci si arriva un po più un po meno Bene. grazie allora tutti per prego tutti i periodi storici che hanno portato al declino delle civiltà sono stati segnati senza eccezioni da popoli con spirito errante Oggi dobbiamo far sì che questo spirito si realizzi attraverso una società mondiale del tempo libero in tutte le sue forme. Questo tempo libero deve consistere in sesso, droga, sport, viaggi esotici, attività del tempo libero in generale. Deve essere accessibile a tutti i settori della società. L'uomo deve credere che il moderno e la modernità. Consista nella sua capacità e possibilità di poter godere di tutto ciò che ora lo circonda. Scusami Massimo, ti sta andando via l'audio, ti eh. sento poco. Eh, può darsi che sia anche la connessione. Eh? No, adesso mi vado bene, adesso. Eh, eh. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile essere in grado di infiltrarsi nei media, radio, televisione e giornali, nella moda, nella cultura e nei circoli di musica nuova, in cui noi influenzeremo tutti i livelli occidentali della società, prendendo così il controllo dei sensi dei giovani, gli adulti di domani. Conseguentemente avremo via libera per trasformare in profondità, senza essere, disturba, senza essere disturbati, la politica, il sistema giuridico e l'educazione, permettendoci di cambiare radicalmente il corso e la direzione futura della società. Le popolazioni, lo sappiamo, non hanno memoria storica. Ripetono instancabilmente gli errori del passato senza rendersi conto che questi errori erano stati campiù, compiuti dai loro avi prima di loro e che gli stessi si ripeteranno in peggio di nuovo prima della fine di questo secolo quindi parliamo del secolo precedente dopo aver sperimentato senza limitazione la liberazione della morale l'abolizione della moralità, in altre parole la perdita della spiritualità, hanno prima subito la crisi economica del 29 e poi le guerre. Oggi i loro nipoti, i loro figli andranno dritti verso un risultato simile, anche peggio, perché questa volta ci permetteranno finalmente di stabilire il nostro nuovo ordine mondiale. Nessuno di loro è in grado di comprenderlo perché troppo occupati a soddisfare eccessivamente i loro bisogni sensuali. Quello che vediamo proprio nei nostri giorni, la fotocopia. Esatto. Sì. Una prassi consolidata, già provata all'inizio di questo secolo, nella costruzione e attuazione del sistema comunista da parte degli altri funzionari delle nostre logge, è il concetto relativo... All'eccezione. Avete sentito bene quello che ho letto? Lui dice attuazione del sistema comunista da parte degli altri funzionari delle nostre logge. È il concetto relativo all'eccezione. In linea di principio, sappiamo che l'eccezione prova la regola, ma nel nostro vocabolario, è l'eccezione che dovrà essere imposta a tutti dobbiamo assicurarci di fare l'eccezione nei diversi ambiti della società, essendo le nuove regole applicabili a tutte le condizioni. Ad esempio, l'eccezione è fomentare tutte le future proteste sociali attuali dei giovani. Quindi quando, parentesi, quando mi dicono, eh, ma la gente si sta svegliando, stanno andando in piazza, adesso hanno capito. Io ci pongo, pongo sempre un, un punto di domanda e anche un punto esclamativo. Chi è che li porta in piazza e per quale motivo? Guarda, su Così, questo l'eccezione diventa. Ecco, dimmi, dimmi. No, di questo te lo posso solo confermare. Non faccio nomi di gruppi o di persone che conosco. Eh, comunque posso darti conferma che è molto pilotato soprattutto su Roma quelli che stanno scendendo in piazza e come dici tu e come sempre promuovo nei miei social eh, la verità è questa scendere in piazza è proprio il gioco che loro vogliono perché al momento non c'è nessuna guida pura chi c'è stanno al 100% d'accordo con chi deve avere eh, quindi secondo me non è la soluzione adatta in questo preciso momento scendere in piazza anche se a tante volte alcuni pensano che sia l'unica soluzione, ma adesso non è la soluzione adatta uh, per contrastare certe cose. Quindi dai conferma a quello che, che è scritto sì, qui. Sì, certo, certo, lo dicono loro: la soluzione forse sarebbe studiare di più e leggere i libri, guarda, justi, no? Vedi se io non so se hai delle ultime notizie in Italia. Eh, già eh, la stampa o altre testate giornalistiche parlano che in una probabile caduta di Draghi ci sia un governo militare. Quindi vediamo che torniamo a quel principio eh, del sistema comunista, insomma, eh, vediamo anche nell'attualità molte sfumature simili a quel che è stato uh, il bolscevismo dei primi tempi io ci vedo questo perlomeno sì, poi non so sì. altri quindi è molto pericolosa la situazione adesso e fare molta attenzione perché lo stanno facendo una, un, un occhio attento che studia la storia vede ripetersi delle cose quindi l'attualità appare molto chiara questa è una mia è personale te. opinione ma penso che sia di molti sì, sì. andiamo avanti così l'eccezione diventerà la miccia mediante la quale tutta la società crollerà su se stessa, senza respiro e in una confusione senza precedenti. Le basi della società occidentale nella loro essenza sono originate dall'eredità giudaico-cristiana. È proprio questa stessa eredità che ha fatto della famiglia il nodo, la pietra miliare di tutte le strutture sociali esistenti. I nostri predecessori, che avevano finanziato gli scrittori rivoluzionari di fine Ottocento e inizio Novecento, avevano compreso l'importanza del, di, del dividere, quindi di frantumare il nucleo vitale, come fece in Russia con la creazione del comunismo. Ed è proprio con un manifesto alla gloria del, dello Stato Dio che aveva la priorità assoluta sull'individuo. E la famiglia. Per ottenere, qui faccio una parentesi eh, nel capitolo 4, capitolo 4 aff affronta esattamente tutta questa problematica. Eh? <clears throat> Mr. Fagan ci spiega eh, eh, chi ha finanziato Marx e Hegel. Ci spiega tutto di quello che è successo. Anche eh? se nei libri di storia come sappiamo c'è poco e niente. Per ottenere con certezza la costruzione di un governo mondiale. Un nuovo ordine mondiale comunitario in cui tutti gli individui, se senza eccezione, saranno sottoposti allo stato del nuovo ordine. dobbiamo non riesco a leggere così, eh? Così mi... <ride> niente. Ti... E eh, grazie, ringrazio. Questo è il capitolo 4. Grazie, ma sto leggendo. Ah, <ride> non, ah, non pensavo bene. che se sì, no, 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 sì, no, copre tutto il mio video. Anche allora, qui. scusa, non lo faccio più. Non pensavo non no, ci gli sono un problema. Non ci sono problemi, magari mi interrompo e, e allora magari dopo facciamo vedere la foto successiva quando mi interrompo. Ehm, ehm, ecco i nostri predecessori che avevano finanziato gli scrittori rivoluzionari di fine 800 e inizio 900 avevano compreso l'importanza del dividere quindi di frantumare il nucleo vitale come fece in Russia con la creazione del comunismo ed è proprio quello che hanno fatto filosofi e scrittori anticonformisti dell'epoca io metto a parentesi ho messo Marx e Hegel con un manifesto alla, alla gloria dello Stato Dio che aveva la priorità assoluta sull'individuo e la famiglia quindi lo Stato si sostituisce alla famiglia e al, al, all'individuo, alla libertà dell'individuo, alla volontà dell'individuo soprattutto. Per ottenere con certezza la costruzione di un governo mondiale, un nuovo ordine mondiale comunitario, in cui tutti gli individui, senza eccezione, saranno sottoposti allo Stato del nuovo ordine, dobbiamo prima di tutto rimuovere la famiglia assieme agli insegnanti religiosi tradizionali e, in un secondo luogo, livellare tutti gli individui rimuovendo le classi sociali, in particolare le classi medie, ma dobbiamo procedere in, tal, in, tal, in modo tale che tutti questi cambiamenti appaiono come derivati dalla volontà popolare e siano frutto del processo democratico. Useremo casi isolati, amplificandoli agli estremi, con proteste studentesche infiltrate da noi. Grazie a giornalisti favorevoli e, alla nostra, causa e alla nostra causa e a politici corrotti, saremo in grado di mettere in atto nuove organizzazioni che saranno presentate come la modernità, come per esempio un ufficio per la protezione dei minori protetti dalla Carta dei diritti e delle libertà. <coughs> Per il successo del nostro piano mondiale, il piano rosso, sarà necessario aprire eh, uffici per la protezione dei bambini in tutte le società occidentali. I funzionari saranno giovani intellettuali appena usciti dalle università e indottrinati dai nostri principi internazionalisti. Questi funzionari rispetteranno alla lettera e in maniera settica la Carta dei diritti dell'infanzia e chi oserà opporsi sarà considerato come un barbaro del Medioevo. Tramite la Carta dei diritti dell'infanzia, sviluppata minuziosamente nelle nostre logge, elimineremo finalmente qualsiasi autorità genitoriale della famiglia, distruggendo ferocemente le persone che lo ostacola, ostacolano. Incoraggeremo i bambini a denunciare i genitori autoritari perché troppo tradizionalisti e religiosi. Questo succedeva la stessa cosa nella Russia, nella Russia della rivoluzione contribuiremo così a sottoporre i genitori a una psicosi collettiva della paura che inevitabilmente causerà nella società una diminuzione della loro autorità. Così saremo riusciti, in primo luogo, a produrre una società simile a quella della Russia degli anni '50, in cui i bambini denunciavano i loro genitori allo, allo Stato e questo senza che nessuno lo sapesse, c'è anche scritto qua in maniera chiara. Successivamente, quando il ruolo genitoriale passerà allo Stato, sarà molto più facile per noi monopolizzare ad una ad una tutte le responsabilità che fino a quel momento erano state esclusiva, esclusiva dei genitori. Così facendo, cesseranno l'educazione religiosa tradizionale di origine giudaico-cristiana e l'abuso contro i bambini. Allo stesso tempo. Ad un altro livello infiltreremo le istituzioni nazionali, le religioni, i culti, le pratiche religiose di qualsiasi tipo, incluse la stregoneria e la magia, perché tutte devono essere trattate allo stesso modo. Attraverso i più alti organismi internazionali, come le Nazioni Unite, trasferiremo la responsabilità parentelare ai, dai bambini allo, dei bambini allo Stato. Comprendete bene, il nostro obiettivo non è proteggere i bambini o chiunque altro, ma causare il crollo e la successiva caduta delle nazioni che rappresentano un grave ostacolo all'attuazione del nostro ordine, nuovo ordine mondiale. Ecco perché gli uffici di protezione dell'infanzia devono essere investiti dell'assoluta autorità legale. I funzionari devono essere in grado con il protesto di proteggere i bambini, di rimuoverli dai loro ambienti domestici originali per collocarli in contesti familiari o centri governativi stranieri in accordo con i nostri principi. Questo contemplerà la rottura definitiva dell'unità della famiglia occidentale e senza la protezione e il monitoraggio dei genitori originali i bambini saranno permanentemente svantaggiati nel loro sviluppo psicologico e morale e di conseguenza saranno facilmente adattabili alle nostre aspirazioni globali. Su questo punto anche qui vediamo che è totalmente agghiacciante perché è quello che è successo proprio in questi ultimi periodi, soprattutto in Italia, lo scandalo dei servizi sociali, di questi operatori, come è scritto qui, loro si pensano di operare nel bene, ma fanno solamente il gioco malsano e diabolico che questi signori si sono prefissi. Quindi penso che anche qui non ci sia altro da aggiungere, perché quello che è accaduto e che accade è costantemente sotto i nostri occhi. Volevo farti una domanda proprio a riguardo di questo. Allora da tempo, anche grazie a Edoardo Gagliardi, il suo canale MetaPolitics, seguivo un po' di, delle sue notizie, ma anche nel, nel web in generale, proprio della situazione in Svezia. E tu come la vedi, quello che è successo in Svezia, cioè che è, è totalmente assoggettata, è, è, mh, che ha subito in pieno come stato ehm, sperimentale per attuare questi piani. Vediamo che in Svezia proprio anche il lockdown, diciamo il fantacovid, non ha subito grosse conseguenze. Eh, proprio l'altro giorno parlavo con degli amici, forse proprio per il fatto che la Svezia come campo sperimentale ha risposto molto bene a tutto questo che loro sembrano prefissi. Allora, lì secondo me, detto in due parole, io affronto l'argomento della sovranità della Svezia nel capitolo terzo. E, e in un certo senso, basata sulla ricerca che ho fatto io, eh, effettivamente la Svezia è guidata da Re Gustavo, lui è un altissimo livello massonico e lui sa benissimo quello che succede. E si sono messi d'accordo in, in quel senso lì. Ci ha detto noi andiamo per la sperimentazione del microchip, allo stesso tempo però non facciamo lockdown e teniamo tutto il resto molto più soft. Ora io te l'ho buttata lì così, però l'unica cosa che anch'io posso pensare, non lo so poi nella realtà quello che è successo. No, te lo chiedevo perché proprio guarda, proprio ieri nella nostra chat di Telegram si era sollevato il problema Svezia, proprio eh, un ragazzo mi aveva chiesto che non si spiegava il perché la Svezia è l'unico Stato che non ha subito eh, alcuna restrizione in questo anno e mezzo e io sinceramente gli ho risposto un po' in questa maniera come ho detto poc'anzi, perché quanto penso e quanto ho visto anche nei video di Edoardo Cagliardi, ripeto, ha accettato tutti i vari cambiamenti di questo nuovo ordine mondiale, ma dalla A alla Z. Quindi penso poi confermi anche te. Questo probabilmente anzi, sarà la cosa principale, quello che hai detto tu poco fa. Prego, grazie. Ecco, ci mancherebbe. <coughs> Allora, per il successo di tale impresa è essenziale che i dipendenti pubblici al servizio dello Stato siano giovani, senza esperienza risa di teorie vuote e inefficaci. È dei grandi protettori dei bambini a rischio, perché con loro tutti i genitori rappresentano dei potenziali criminali e un pericolo per il benessere del bambino, qui considerato come Dio. I vari istituti per la protezione dei bambini, poi qui li elenco tutti, no? c'è l'UNICEF, tutte le varie insomma, carte ritte bambini, eccetera, non esisterebbero se i bambini non fossero a rischio. Inoltre, le eccezioni e gli esempi storici utilizzati per la loro attuazione alla fine scompariranno prima o poi, se non vengono costantemente alimentati da nuovi casi che si verificano su base continuativa, come violenze, stupri, eccetera. In questo senso dobbiamo infiltrarci nel sistema educativo delle nazioni per far scomparire sotto la copertura di modernità ed evoluzione l'insegnamento della religione, della storia e delle buone maniere e allo stesso tempo favorire esperimenti nel campo dell'educazione ambientale, della lingua e della matematica. In questo mo modo, rimuovendo dalle generazioni più giovani le basi e i confini morali, la conoscenza del passato, l'orgoglio nazionale, il rispetto per gli altri, il potere e la conoscenza del linguaggio, della scienza e della realtà, aiuteremo a costruire una gioventù in gran parte disposta a tutte le forme di crimine. In questo nuovo universo frammentato della paura dei genitori e dalla perdita di ogni responsabilità nei confronti dei figli, avremo un percorso chiaro per formare, a modo nostro e secondo i nostri obiettivi primari, una gioventù in cui l'ignoranza, il disprezzo, l'umiliazione degli altri sarà considerata come una nuova base della formazione, dell'affermazione di sé e di libertà. Ma sappiamo anche dalle esperienze passate che un simile giovane è già condannato all'autodistruzione. Questo perché è fondamentale. Un individualista è un individualista, un anarchico, per definizione. In questo senso, non può rappresentare una solida base per la comunità di qualsiasi società e ancor meno un valore sicuro per la cura dei suoi anziani. Allo stesso, allo stesso modo è anche indispensabile creare una carta dei diritti e delle libertà individuali e l'ufficio per la protezione dei cittadini, facendo sembrare alle masse che queste innovazioni fanno parte della modernità del XX secolo. Inoltre, ad un altro livello sarà importante favorire l'approvazione di nuove leggi per il rispetto e la libertà individuale. Nel caso della famiglia, ma a livello di società, queste leggi entreranno in conflitto con i diritti della comunità, portando così la società verso l'autodistruzione. A questo punto l'inversione è completa. Non è più la maggioranza che deve essere protetta contro gli individui che la possono minacciare, ma è l'individuo che deve essere protetto contro le potenziali minacce della maggioranza. Questo è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Per completare la disgregazione della famiglia, del sistema educativo e della società in generale è essenziale incoraggiare la libertà sessuale a tutti i livelli nella società occidentale. È necessario ridurre l'individuo, quindi le masse, all'ossessione di soddisfare i propri istinti primordiali con tutti i mezzi possibili. Sappiamo che questo passaggio rappresenta il culmine con il quale ogni società alla fine collasserà su se stessa. Non è stato così nell'impero romano al suo apice e in tutte le civiltà antiche? Dagli uomini di scienza e dai laboratori finanziati dalle nostre logge siamo riusciti a sviluppare un prodotto chimico che rivoluzionerà tutte le società occidentali e relegherà per sempre all'obrio i principi giudaico-cristiani. Questo prodotto, concentrato in piccole pillole, aprirà la strada alla libertà sensuale. Si si riferisce agli anticoncezionali aprirà la strada alla libertà sessuale senza conseguenze e spingerà le donne a voler rompere con il gioco del passato e a rifiutare di essere sottomesse agli uomini come nella tradizione giudaico-cristiana che le condannava alla schiavitù. Precedentemente il centro e perno dell'unità familiare, la donna moderna è ora un individuo indipendente che vuole rompere con il suo ruolo tradizionale, può staccarsi dalla famiglia e condurre la propria vita secondo le proprie aspirazioni personali. Questo punto sarà ripreso nell'allegato di Aaron Russo. Ne parla anche Rockefeller, di quello che la Fondazione Rockefeller finanziò questa operazione qui sul Se. Con Erro qua si riferisce un po' al 68, diciamo, la rivoluzione sì, sessuale, sì. figli di fiori. Sì, sì, sì. sì. Sì, 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 certamente. <clears throat> Niente di più naturale. Il nostro intervento sarà di infiltrarsi in tutti i nuovi movimenti di protesta femminile, spingendoli all'estremo. Questa liberazione sessuale sarà il mezzo ultimo con cui sarà possibile per noi rimuovere la coscienza popolare della prevalenza del bene sul male. Il collasso di questa barriera religiosa e morale ci permetterà di finire il processo della falsa liberazione dell'uomo-donna, che in realtà è una forma di schiavitù. Tutto ciò sarà vantaggioso per i nostri piani globalisti. Siamo circa met a metà, ho quasi finita questa prima parte. Questa. Porta aperta per l'incoraggiamento alla libertà sessuale, al divorzio, all'aborto, al riconoscimento legale di diverse forme di omosessualità, ci aiuterà a cambiare radicalmente le basi storiche del diritto legale delle società. È, un, è una grande risorsa spingere tutti gli individui a un rilassamento generale della morale, dividere gli individui in base ai loro istinti e ai propri interessi distruggere il futuro dei giovani spingendoli ad esperienze di sessualità precoce e agli aborti, spezzare moralmente le generazioni future spingendole all'alcolismo e alle droghe che i nostri alti dirigenti delle logge internazionali controlleranno, per culminare nel suicidio cavalleresco di una gioventù disillusa e abbandonata a se stessa. Inganneremo i giovani mostrando ai loro genitori quanto siano irresponsabili, atei e immorali, attratti dal piacere, dalla selvaggia soddisfazione dei loro istinti, al prezzo della menzogna, dell'ipocrisia e del tradimento. Faremo del divorzio e dell'aborto una nuova abitudine sociale accettata da tutti. Ogni volta che leggo questa frase qui mi viene in mente pannella. Incoraggeremo la criminalità di tutte le forme e in diversi gruppi fuori dalla portata dell'ambiente familiare che la eh, percepirà inevitabilmente come una minaccia per la propria sopravvivenza. Il tessuto sociale sarà sconvolto per sempre. Da quel momento in poi. Agiremo sulla politica e sull'economia sull delle nazioni nell'accettare con forza i piani di un nuovo ordine mondiale. Ora vi leggo un paragrafetto, tre righe che ho messo in eretto. Ascoltate bene. Dice, possiamo quindi annunciare ciò che è stato auspicato dalle nostre passate, dalle nostre passate creazioni, cioè per le nostre passate creazioni. Il comunismo... Che profetizzava una rivoluzione mondiale messa in atto da tutti i respinti della terra. E il nazismo con cui avevamo annunciato un nuovo ordine mondiale per mille anni. Quindi, quando ho letto questa cosa qui, io sono quasi cascato dalla sedia perché apparentemente hanno finanziato entrambi i due movimenti. Questo è il nostro obiettivo finale il premio per tutti i coraggiosi morti sul lavoro nel corso dei secoli. Diciamolo forte e chiaro, tutti i fratelli delle logge sono morti nell'anonimato per realizzare questo grande ideale che loro chiamano la grande opera, che per noi è ora possibile toccare con la punta delle dita. È risaputo che l'uomo, dopo essersi assicurato ai bisogni primari, cibo, vestiari, riparo, è molto più incline ad essere meno vigile e responsabile e meno orientato a modo nostro. Uh, uh, e mentre orientiamo a modo nostro la sua mente, creiamo in lui condizioni economiche favorevoli. Pertanto, durante questo periodo di 70 anni, iniziato dagli anni '50, in cui i nostri agenti si infiltreranno in tutte le diverse sfere della società. Faremo in modo di portare avanti questo processo in un clima economico di fiducia. Faciliteremo il lavoro per tutti con l'apertura del credito facilitato. Il tempo libero sarà trainante per la creazione illusoria di una classe sociale nuova. La classe media che, una volta raggiunti i nostri obiettivi, sarà definitivamente esclusa da qualsiasi mezzo di sopravvivenza. In questo modo renderemo gli Stati i nuovi genitori dell'individuo. Individui, attraverso la creazione di un clima positivo in cui i nostri agenti avranno fatto il necessario per respingere qualsiasi spettro della guerra mondiale, incorreggeremo l'eccessiva centralizzazione dello Stato. In questo modo gli individui potranno avere l'impressione di una totale libertà di esposizione, mentre il leggendario onere delle responsabilità personali saranno trasferiti allo Stato. Posso farti una domanda? Oh, prego, prego, prego. Non è una domanda provocatoria, ma per fare un po' di carezza, eh, quello che hai detto prima, sottolineato il re retto Diciamo, in entrambi i casi eh, sì, c'è chi dice sì e c'è chi dice no eh, sui finanziamenti. Comunque, anche io provengo per i finanziamenti a entrambe le parti. Però vediamo che il primo, comunque, è stato soggettato, comunque, fino alla fine con Gorbaciov dichiaratamente ha portato avanti il loro, oh, eh, il loro progetto, senza ombra di dubbio. Ma sul secondo, un po' di dubbi, sì, magari. Eh, hanno finanziato, però io personalmente penso che dopo gli sia sfuggito di mano, perché, comunque, vediamo che tante eh, opere sociali eh, per il bene del popolo sono state fatte, poi le vediamo tutti i dettagli che non ne voglio entrare in tema. però effettivamente, comunque erano due cose ben differenti. Sono state mh, a livello sociale, diciamo su quello per meno quello che ho studiato io, quindi questa cosa mi pare un po' non lo so. Cioè, quando allora, dicono che hanno annunciato il nuovo ordine mondiale con il nazismo, mi pare un po' assurdo perché poi comunque l'hanno sconfitto totalmente. Quindi, anche perché non, non mi spiego determinate... Allora, la risposta allora, la risposta um, forse c'è, è, è, pre è presente, la domanda che hai fatto, nel capitolo 10, quale sto lavorando in questo momento, è quasi finito, e la risposta la dà Franco Collins. In un articolo che ho riportato, no? nel capitolo quindi quando arriveremo lì, ma anche durante la lettura del capitolo quarto, avrai in parte altre risposte. Non esiste secondo me una risposta certa: sì e no. no <ride> magari... dire sai che a me sì. questo tema appassiona molto e ho ricercato molto, ho studiato. Quindi da quello che ho trovato io e altri ricercatori comunque di, di rilievo, non corrisponde a totale verità questa. quindi. Non so, allora, allora no, no, ma scusa, ti devo, ti devo fermare. Ti devo fermare perché, eh? Questo intendiamoci. Voglio che sia questo che dico. Voglio che sia motivo di analisi e non di scontro. Eh. No, 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 no. Allora, non se, è che sia io... un di scontro. No, cioè. ma, no, no, ma questo lo dico. Lo, lo, dico, lo dico, lo dico. Eh, eh qui nella, nella letta, vedremo che nella lettura di questo lavoro qui. Andremo avanti in un certo senso e arriveremo a delle conclusioni che sono uh, completamente diverse dalla storia, cioè, e ci arriveremo non attraverso le parole, ma attraverso i simboli. Forse è per quello che non mi vogliono far parlare tanto. No, no, ma guarda, con me puoi parlare tranquillamente, io posso No, ma lo so, lo so Cristiano, lo so A Cristiano, livello Cristiano. proprio di, di, come si dice, di, di curiosità, perché io ho approfondito molti certi discorsi, da, non dalla storiografia ufficiale e quindi anche da persone che non hanno niente a che vedere con quell'ideologia e che però le allora, cose non quadrano totalmente per quanto ho studiato fino ad ora. Quindi era anche per me allora, stesso fare allora, delle domande. Sì, ho, ho capito. Ho capito, allora, ti faccio questa domanda faccio questa considerazione questa domanda quanti degli autori che te hai letto conoscono di simbologia sinceramente e quanti di va. quelli che parlano 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 insomma tutto con tutto rispetto conoscono di simboli quanti zero perché per conoscere di simboli devi fare tutto un lavoro che in linea di massima la gente non fa non hanno passione per farlo, l'ho fatto perché c'è un po' di passione per farlo. Poi io ho anche un background nella pubblicità, quindi ho un occhio particolare in certe cose. Cioè ci vuole un cocktail no? di esperienze anche personali che le, le persone non hanno. Ora, io come ti ho detto, io mi sono affidato ai simboli perché credo che i simboli, come tutta la simbologia... Non mente, un simbolo è un simbolo, capisci? Non è che vada... Sì, ci possono essere varie interpretazioni, è vero, però in linea di massima non mentono, ecco, sono come i proverbi. Trovatemi un proverbio che è una bugia. È difficile, è quasi impossibile trovare un proverbio che, che non sia bene o male, no? Che non dica una cosa vera. Comunque ritorniamo su questa domanda, memorizziamola e cammin facendo eh, la ria la, 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 andiamo a rianalizzare in base alle letture che facciamo. Comunque su mm. questo ti do ragione perché sai, ehm, Alessio, che è stato presente con noi la prima puntata, anche lui sì. è un po' esperto sul simbolismo, quindi anch'io ho dato qualche. non è il mio campo, ho dato un po' una rapida occhiata alle cose. Mm. Effettivamente sul simbolo hai pienamente ragione, adesso. Comunque, non entriamo nei dettagli. Affrontiamo tutto, Cristiano. Per chi sì. mi conosce poco, io ho un sito che si chiama mente aperta, no? Mente aperta ma non è che l'ho chiamata mente aperta perché mi piaceva il nome, lo a mente aperta perché il, tutto il mio lavoro prevede che io abbia affrontato le, questo lavoro, questa lettura a mente aperta, se non l'avrei mai fatto. Ecco, io chiedo di fare lo stesso sforzo a coloro che si avvicinano a, a queste letture, a, a queste cose che dico, perché se uno ha i paraocchi, capito? Cioè è già, è già di, 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 questi, di questi intellettuali che loro hanno creato del politically correct e allora andiamo da poche parti. No, ma ti facevo anche questa domanda, certo. anche al lato religioso, eh? nel senso non solo su queste due ideologie, ma anche sul lato religioso. Se... Tu ben ti ricordi un annetto fa, ci sentivamo spesso al telefono di notte e ti avevo posto proprio quella domanda sulla religione: ma se diciamo che loro l'hanno creata loro, un'arma loro, perché poi distruggerla se comunque è, su tutte, è sul loro dominio, comunque totale controllo? Erano quelle domande che mi piacevo perché mi rimanevano un po' strane da capire. Perché non solo te, ma anche altri hanno affermato che comunque il cristianesimo è stato una creatura di questi personaggi. Allora io dico, perché oggigiorno, se tu hai il controllo totale su queste cose, perché puoi distruggerlo il vecchio per riportarlo al nuovo? Quindi, queste un po' dinamiche che tante volte a me non quadro, mi faccio queste domande. Nel senso. No, mi... ma guarda, no, ma tutto va in evoluzione, eh? cioè anche nel, al loro interno. Sono convinto che loro hanno fatto dei cambiamenti, eh, capito? Questo è un lavoro, è un processo. Questo, come ho detto anche in altre interviste, che è millenario secondo me. Loro si sono dati, ma l'ho scritto nei libri, lo scrivono loro, scrivono loro. Cioè gli autori più importanti, nel, poi lo vediamo in futuro. Lo la grande opera, iniziata nel mille, probabilmente chissà, nel, 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 nel mille, nel, nel, Anche dopo, subito dopo, nel medioevo. Si sono dati proprio loro questo, perché naturalmente le cose anche loro. Capito? le devono cambiare, devono, insomma, è un po' un discorso di tattica, di strategia, si devono adattare alle situazioni, è un, è un perfezionamento, perfezionamento dell'uomo, quindi automaticamente de 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 delle correzioni anche al loro interno, nelle loro vedute, sono state sicuramente necessarie. Ecco. Sì, sicuramente nella la loro ricca. logica nel, nel loro mondo, perché ecco pure nella prima puntata se non ero, ti feci sempre una, una domanda simile sul fatto se ma tu oggi giorno hai il pieno controllo su tutto, sulla politica, sull'economia, su tutto quanto, perché spingerti oltre che comunque comandi su tutto? Perché andare proprio nell'oblio più totale? Tanto alla fine a te cosa cambia? Cioè su quelle domande un po' strane, sicuramente c'è la risposta nella logica loro che magari a noi non, non, non ci arriva nel senso. A me rimane un po' difficile tante volte capire certi concetti perché ti ripeto. Beh, la, la, hanno una cosa molto... No, ma ascolta, questa domanda c'è la risposta, te l'ho data anche l'altra volta. Sì, loro sì. si sono accorti che la popolazione stava crescendo troppo, questo è un dato obiettivo, no? Cioè, da voi fatto. E si sono posti la questione, noi eh, che abbiamo questo progetto, no? Della, della creazione dell'uomo perfetto. Il nostro progetto è compatibile con questa crescita della popolazione a livello planetario? Evidentemente si sono dati una risposta no, e quindi hanno fatto, un, una, secondo me, una correzione e adesso stanno lavorando su questo piano eugenetico per ridurre la popolazione totale e dare un be una bella sfrondata a un albero no? che ha tanti rami secchi. Guarda che diramine ce ne sono tanti secchi eh, da affrontare, Tanti. No, anche perché, come dire. tu stai leggendo fino adesso, perché tutto quello che, si cioè che hanno prefisso si è avverrato. Quindi, penso che un sordo muto non riesca a comprendere quello che tu hai detto fino adesso. Però, perché loro yeah. hanno fatto questo procedimento di cambiamenti, cioè voluti da loro. Non è che è, è causa nostra, nel senso, noi ne abbiamo subite psicologicamente, ma comunque è tutto voluto da loro. Quindi è quello che tante volte uno si domanda: ma perché? Cioè, se tanto. No, il periodo... no, scusami, permettimi, Cristiano, il, la crescita della popolazione non è stata uh, determinata da loro, loro l'hanno subita infatti dove hanno potuto hanno messo dei limiti come in Cina hanno messo dei limiti no? e, e hanno aspicato dei limiti anche nel mondo occidentale ma poi nella realtà alle persone gli piace fare l'amore lo fanno anche magari in maniera irresponsabile e, crescono, e nascono figli ne sono cresciuti troppi Questo li ha, hanno introdotto l'aborto non dimentichiamoci che loro hanno cercato con i contraccettivi, con l'aborto hanno cercato sinceramente di fare tutto possibile per tenerla sotto controllo, ma non ce l'hanno fatta. Poi le guerre in un certo senso sono un po' anche finite. La guerra era uno strumento per, per, per eh, ridurre la popolazione mondiale e lo dicono a un certo punto, lo dicono un capitolo. Vi do. Cioè, tu dici, finire... anche questi cambiamenti a livello morale, ideologico, loro li hanno fatti proprio perché sarebbe un pericolo se queste cose rimarrebbero ancora radicali, no? Quindi questo cambiamento psicologico... Era eh, necessario, certo, necessario. Che per loro è un pericolo l'ideologia, il senso di comunità, il senso di, eh. di idealismo. Esatto, esatto. Grazie, puoi andare avanti. Prego, prego. Allora, continuiamo. Sarà poi possibile aumentare drasticamente il deficit dello Stato moltiplicando senza limiti il numero dei funzionari pubblici intellettuali? Assicurati dalla sicurezza materiale saranno di conseguenza perfetti esecutori dell'autorità governativa, in altre parole del nostro potere, creando così un impressionante corpo di funzionari che formeranno di per sé un governo all'interno del governo, indipendentemente dal partito politico al potere. Questa macchina anonima ci servirà quando arriverà il momento di accelerare il collasso economico degli stati, perché questi non saranno in grado di sostenersi indefinitivamente senza indebitarsi oltre i loro mezzi. D'altra parte, questa stessa macchina fornirà un'immagine fredda e indifferente dell'apparato governativo. Questa complessa macchina inutile in molte delle sue funzioni servirà da copertura e protezione contro le popolazioni chi oserebbe avventurarsi nei dedali di un tale labirinto al fine di affermare i propri risentimenti personali sempre durante questo periodo di intossicazione generale ne approfitteremo anche per acquistare o eliminare in base alle necessità del momento tutti i direttori d'azienda i responsabili dei principali organi di stato, i centri di ricerca scientifica la cui azione e efficienza rischerebbero di dare troppo potere agli stati. Lo stato non deve assolutamente diventare una forza indipendente in sé, ma essere sotto il nostro controllo assoluto assieme a tutte le strutture sovranazionali e o internazionali che devono essere poste sotto la nostra completa giurisdizione. Allo stesso modo, per garantire la redditività della nostra influenza sulle popolazioni, dovremo controllare tutti i mezzi di informazione. Le nostre banche finanzieranno solo coloro che sono favorevoli a noi, mentre si occuperanno dell'eliminazione dei più recalcitranti. E tutto questo passerà quasi inosservato alle popolazioni, che saranno assorbite dal loro bisogno di fare più soldi e divertirsi. Ci occuperemo della liberalizzazione delle regioni rurali cominciata all'inizio della crisi economica del 29. Il sovraffollamento delle città fu il nostro compagno di letto della rivoluzione industriale. I proprietari rurali, per la loro indipendenza economica e per la loro capacità di produrre le basi dell'approvvigionamento alimentare, rappresentano una, una, una minaccia per noi e per i nostri piani futuri. Stipati in città, saranno più dipendenti dalle nostre industrie. Non possiamo permetterci l'esistenza di gruppi indipendenti dal nostro potere. Elimineremo i proprietari terrieri facendoli diventare schiavi obbedienti delle nostre industrie sotto il nostro controllo. Per quanto riguarda gli altri, permetteremo loro di organizzarsi in cooperative agricole infiltrate dai nostri agenti per dirigerle meglio in base alle nostre priorità future. Io qui, tra virgolette, ci ho scritto coprosse, col punto interrogativo, attraverso lo Stato. Evidenziere, evidenzieremo bene il rispetto obbligatorio per la diversità delle culture, dei popoli, delle religioni e dei gruppi etnici. Questi sono tutti modi per noi per mettere la libertà dell'individuo prima dell'unità nazionale. Questo ci permetterà di dividere meglio la popolazione degli stati, la loro autorità e la capacità di manovra. Spinto da questi limiti estremi sul piano internazionale, questo concetto solleciterà i gruppi etnici delle varie nazioni a riunirsi per rivendicare la propria parte di potere e finirà per rovinare le nazioni e causerà guerre senza fine. Quando gli Stati saranno indeboliti dai tanti combattimenti per il riconoscimento dei diritti delle minoranze nella loro indipendenza, quando i nazionalisti divisi in varie frazioni culturali e religiose si opporranno a, a, alla cieca con lotte senza esito, quando i giovani avranno perso totalmente il contatto con le loro radici, allora useremo le Nazioni Unite per imporre il nostro nuovo ordine mondiale. Questa è la fine della prima parte. Hai domande? domande no perché comunque giusto solo riflessioni perché mh, che domande vogliamo fare? Tutto questo qua è quello che sta avvenendo cioè che è avvenuto e che sta avvenendo soprattutto ecco l'ultima parte parla chiaramente come ci siamo detti all'inizio eh, di fare un miscuglio o comunque di, di, di scendere in piazza sotto false bandiere lo, lo dice chiaramente anche in questa ultima parte no? Poi anche il discorso di di favorire le minoranze, lo vediamo nel discorso transgente, lgbt quindi no, domande non ne ho era Ok. Bene. Era domande... allora nella, nella tra la posso andare avanti? Vai, vai. Sì. tra la prima e la seconda parte metto un po' di simbologia eh? io ogni tanto quando posso parlo sempre un sì. po' di simboli, simbologia quindi non vi sto a leggere tutta questa parte qui che trovate nel, nel capitolo, ricordo che il, 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 la trilogia può essere scaricata per 3 euro in eh? questo momento per adesso la tengo ancora a 3 euro dal mio sito a menteaperta.net vi, coll vi collegate cliccate sull'icona scarica il libro seguite tutta la procedura con paypal potete scaricare la trilogia per adesso la lascio ancora a 3 euro e eh? poi dopo lo, le lo leverò perché eh, naturalmente eh, eh, quando tutto il progetto è finito Cambierò il prezzo. Eh? Allora, poi qui, ecco qui, questa è, un, è, un, è una parte della simbologia che ho messo anche in un altro capitolo perché la ritengo molto importante. Ecco, approfitto per dire che qualche volta, volutamente, lo faccio apposta per chi legge il libro, e io le cose le ripeto ma non è che lo ripeto perché mi sono scordate che le ho già detto prima, lo ripeto perché sono importanti e allora le devo ripetere perché soltanto attraverso la ripetizione del messaggio eh, la televisione ci insegna in queste cose, no? ci ripetono COVID, 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 Covid e creano il Covid, anche se poi magari non esiste. E così funziona la comunicazione, purtroppo le cose bisogna ripeterle. Spiego un po', ho detto Covid non a caso perché porto delle curiosità sul numero 666 che è collegato guarda caso alle varie forme del nome covid tutto questo viene da una scienza che si chiama gematria o gematria e che fa parte della cabala quindi molti degli eventi che eh, ci circondano quindi quando prima ho parlato di simbologia eh, sono eh, sono abbastanza chiari cioè diventano più chiari o chiari chiarissimi nel momento in cui si conoscono i codici questi sono tutti codici che sono essenziali eh, per capire il mondo che ci circonda, altrimenti rimaniamo molto, molto limitati, le parole non sono sufficienti a farci capire gli eventi che succedono. Ecco, qui parla anche di diverse altre cose e arriviamo alla seconda parte. La seconda parte mi voglio dilungare molto, perché loro hanno avuto questo primo incontro nel 67, no? e le hanno fatto un altro nel... vi leggo soltanto la... ecco sono due, due, due tre paginette leggo 18 anni dopo nel giugno dell'85 il gruppo 666 si riunisce ancora una volta a toronto questa volta per mettere a punto le ultime fasi per il crollo degli stati nazionali e la presa del controllo delle Nazioni Unite perché sulle Nazioni Unite loro ci hanno, hanno dovuto lavorare anni e anni e anni no? prima di riuscire a ottenere un certo controllo e poi per ottenerla hanno dovuto fare i patti con un'altra grossa organizzazione di cui poi parleremo successivamente secondo me allora abbiamo detto che eh, questo secondo meeting il, il titolo no? diciamo secondo me è alba rossa l'agenda Obiettivo del progetto globalista è la creazione, la creazione di un mondo occulto per il finanziamento e il controllo della, del Fondo Monetario Internazionale, del World Trade Organization, del Comitato Internazionale di, diciamo, del Business, il Comitato di Bruxelles, che ora si chiama Unione Europea, della Nato, no? della NATO e, del, e delle Nazioni Unite. Eh? Dice il relatore gli ultimi 18 anni sono stati molto, molto proficui per l'avanzamento la, la, dei nostri pro progetti. Posso dirvi, fratelli, che ora tocchiamo quasi l'obiettivo. In confidenza posso dirvi che la caduta. degli stati nazionali sono stati compiuti progressi senza precedenti in tutte le aree della scienza della tecnologia di cui controlliamo finanziariamente le più grandi società gli incontri segreti con mister rockchild e eh, credo che si riferisca a david credo è eh, perché dovrebbe essere lui negli ultimi 56 anni sono serviti allo sviluppo e all'implementazione dei computer su scala mondiale è ora possibile programmare l'istituzione di una sorta di autostrada internazionale dove tutte le nostre macchine sono interconnesse. Perché, come sapete, il controllo diretto delle singole popolazioni del pianeta sarebbe assolutamente impossibile senza l'uso dei computer collegati l'uno all'altro in una vasta rete glo globale. Queste macchine hanno anche il vantaggio di sostituire milioni di persone. Inoltre. Non hanno né coscienza né morale, il che è essenziale per il successo di un progetto come il nostro. Queste macchine fanno senza dubbio tutto ciò che è loro dettato. Sono gli schiavi perfetti che i nostri predecessori hanno sognato. Loro non hanno mai dubitato che un giorno sarebbe stato possibile compiere un tale miracolo. Queste macchine senza paese, senza colore, senza religione, senza appartenenza politica sono il massimo compimento complimento del nostro strumento del nuovo ordine mondiale. Sono la pietra angolare. Ora non mi voglio dilungare molto, ma la pietra angolare, chiamata anche Keystone, ha un significato speciale nella massoneria. Ve lo leggo velocemente. Uh, e questo l'ho tratto dall'enciclopedia della massoneria scritt scritta dal dottor McKay, eh, che io menziono diverse volte nel, nel, nella trilogia. Dice: La Keystone è la pietra posta al centro di un arco e su Support. In passato era consuetudine dei massoni operativi, quindi gli scalpellini, mettere un segno particolare su ogni pietra. Scusa Massimo, scusa Massimo. E di... Anatolia di... L'audio vuoi ripetere dall'inizio la, la spiegazione della pietra? Sì, allora, parliamo della pietra angolare o Hookston. Eh, questo è un articolo che io tratto dall'enciclopedia della massoneria scritta da McCay. Che è naturalmente un massone di alto livello che io menziono diverse volte nel libro. Dice: La Keystone è la pietra posta al centro dell'arco e supporta le altre pietre, assicurandone fermezza e stabilità. In, pass in passato era consuetudine dei massoni operativi, Scappellini, mettere un segno particolare su ogni pietra dell'edificio per individuare l'operaia detto. Così la pietra angolare era molto probabilmente il marchio più importante posto dal sovrintendente dell'opera. È probabilmente in relazione a questa leggenda: se oggi la pietra angolare gioca un ruolo costante nello grado dell'arco reale che è uno dei gradi più famosi all'interno della massoneria. È stata fatta l'obiezione che l'arco non fosse conosciuto al tempo di Salomone, ma questa obiezione è stata completamente messa a tacere dalle ricerche dei viaggiatori e dagli studiosi. Wilkinson scoprì archi con, con chiavi di volta regolari nelle porte di Tebe, la cui costruzione risale al 1540 a.C., 460 anni prima della costruzione del tempo di Salomone, eccetera, eccetera, eccetera. Mi fermo qui. Posso Continuare? farti una nota? Prego, prego, prego. Ma anche se secondo te è così, è proprio anche per farlo capire ai nostri amici che ci ascolteranno, come tu hai detto, il simbolismo conta molto. Io mi pare la, la, o la prima o la seconda puntata ne avevamo accennato qualcosa proprio che se voi girate, soprattutto in le grandi città antiche, comunque come Roma, che hanno edifici antichi, vedrete queste simbologie ovunque nei palazzi, è proprio quello che dicevi tu, Massimo. Questa pietra che tu dici. Sta sempre nell'arco di volta delle entrate dei palazzi o delle finestre, giusto? Sì, sì. Ci sono delle lettere. Sai che vuole dire che vogliono dire? Sì. Vedi, vedi? Poi la simbologia prevede anche queste cose qui, no? Cioè l'osservazione dei dettagli. Quelle lettere lì sono lettere che in inglese dicono Hiram, che c'è una spuntata, tutto considerato il sovrintendente del Tempio Salomone, no? Nella massoneria, poi ucciso. Da tre vigliacchi ebrei, insomma, diciamo nella, nel, nella storia. Mi sembra di ricordare questa che dice: Iram di Widow's Son sent to King Salomon, il figlio della vedova. Iram inviato da Re Salomone. Eccola qui, vedi queste, queste lettere qui. hanno Questa è la, è, la, è, è, è la pentalfa, eh? Questa qui che vedi all'interno, vedi col cerchio intorno, si chiama pentalfa ed è uno naturalmente dei simboli più significativi, non soltanto della massoneria, però principalmente della massoneria ne parla a lungo eccola lì quella lì è la pentalfa rovesciata come le fa a questo punto bisog bisogna che mentre la pentalfa con la punta in su, diciamo fa parte della magia bianca positiva, o positivi, no, diciamo di angeli, angelici, con la punta in giù ha una valenza negativa e viene utilizzata invece in altri circoli per naturalmente evocare spiriti di diversa natura. È il simbolo della massoneria femminile, a me dispiace di queste cose, ma si sono proprio scelti non a niente a che fare fare con la donna ci scusiamo ma oggi abbiamo problemi di linea vai bene c'è stata un'altra interruzione di voce e, e anche il 7 e eh, abbiamo ho dato la risposta andiamo No, 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 ecco, Ripetevo per chi è di Roma, guardate bene negli edifici, perché Roma ne è piena, quindi diciamoci tanti che come Roma, quindi anche nelle vostre città, dove vedete i palazzi del 7 e dell'Ottocento, giù per lì quelle, quella data. Guardate bene sopra le pareti, le facciate perché è ben visibile a tutti. Prego Massimo. Andate, andate nelle chiese, soprattutto. Andate studiate bene le rappresentazioni pagane, lo devo dire, di immagini pagane, quelle le hanno messe, gli scalpellini, le hanno messe apposta lì, d'accordo con chi le ha commissionato l'opera, eh? tutti d'accordo a un certo livello, sono sempre tutti d'accordo, mi fate dire altro, lo vediamo più avanti. L'organizzazione di queste macchine in una vasta rete mondiale ci permetterà di controllare e immobilizzare le popolazioni al più alto livello. In che modo? Come sapete, la struttura di base del nostro nuovo ordine mondiale consiste nella sua essenza di una moltitudine di insider in tutte le aree e le sfere dell'attività umana sull'intero pianeta. Fino ad oggi tutte queste interconnessioni erano collegate tra loro su base ideologica comune, quella dell'uomo come centro e compimento supremo dell'universo, una nuova religione dell'uomo per l'uomo. Grazie alla nostra strategia siamo stati in grado di infiltrarci in tutti i settori, tutti, tutti i paesi occidentali e di modificare le credenze giudaico-cristiane. Il risultato è che l'uomo di oggi, nella politica, nell'economia, eh, nell'economia, nella società, nell'educazione, nella scienza, nella religione, e questo era già emerso eh, nella riunione del giugno del 67, ha abbandonato l'eredità passata per sostituirla con il nuovo ideale di una religione mondiale basata solo sull'uomo. Sradicato dalle sue radici storiche, quest'uomo è pronto a brindare alla nuova ideologia. Questo aspetto, se ben compreso, sarà il punto centrale della nostra global village community community comunità del villaggio globale ed è proprio questo ed è proprio quello che gli daremo incoraggiando a prendere eh, parte anima e corpo a questa rete elettronica globale dove i confini degli stati saranno sempre più deboli e cancellati fino alle loro radici più profonde Mentre quest'uomo forviato sarà assorbito dal suo cieco entusiasmo di far parte di questa nuova comunità mondiale attraverso questa vasta rete di computer, per nostro conto faremo in modo dai piani superiori a lui nascosti di archiviare, identificare e registrare il tutto in maniera tale che sia redditizio per i nostri obiettivi, perché all'interno di questa nu nuova società globale nessun individuo con un... tutti i mezzi vai. vai vai tranquillo vai abbiamo finito Vai, vai. Sì. Faremo in, modo, faremo in modo che coloro che non producono redditività vengano eliminati attraverso guerre civili locali che provocheranno qua e là attraverso il lavoro dei nostri servizi, intende dire servizi segreti, insider e politici corrotti crisi economiche e sollevazioni per rivendicazioni varie all'interno degli stati stessi. Ecco, ora io mi fermerei qua, uh, il testo prosegue con 27 punti, non ve li leggo tutti in linea di massima, uh, dice quello che si è già letto prima, vi leggo soltanto gli ultimi che sono i forse più importanti eh? dal, dal punto... Eh, dal punto 24 eh? 24 25 26 27 vi leggo questi qui dice durante, punto 24, durante questo processo sarà imperativo per noi completare il più presto possibile il controllo mondiale delle armi da fuoco all'interno dei territori degli stati per farlo accelereremo il piano alfa attuato negli anni 70 dai nostri predecessori questo piano originariamente mirava due strategie che sono rimaste le stesse anche oggi, ascoltate bene, attraverso l'intervento di spora, sparatori folli, creare un clima di, clima di insicurezza nelle popolazioni e atti di violenza, in modo da scaricare la responsabilità su estremisti religiosi o su fanatici che dicono di parlare con Dio. Oggi, per accelerare il controllo delle armi da fuoco, possiamo usare la dimensione delle risorse economiche delle stati che porterà ad una completa destabilizzazione sociale con conseguente aumento della, viol della violenza. Non ho bisogno di ricordarvi o mostrarvi, fratelli, come funziona il controllo delle armi da fuoco. Senza questo diventerebbe quasi impossibile per noi mettere in ginocchio le popolazioni degli stati presi di mira. Ecco perché non fanno più di tanti in America e non lo possono fare. Ricordatevi con quale successo i nostri predecessori furono in grado di controllare la Germania degli anni 30 con nuove leggi in materia e in vigore ancora adesso. Questo punto non mi è chiarissimo, ma magari mi aiuti a chiarirlo. L'omega sperimentata a partire dagli anni 70 che riguarda l'applicazione a livello mondiale dell'uso delle armi elettromagnetiche. cambiamenti del clima comportano la distruzione dei raccolti, il fallimento degli agricoltori e l'alterazione del cibo. L'avvelenamento è insensato, fratelli, porterà alla rovina assicurata dell'industria alimentare degli stati. Il futuro del controllo delle popolazioni passa necessariamente dal nostro controllo assoluto della produzione alimentare a livello mondiale e dall'acquisizione dei principali sistemi di produzione del cibo. Per farla è necessario utilizzare armi elettromagnetiche, e qui in questo caso si riferisce ad ARP, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, destabilizzando, forse non soltanto, destabilizzando il clima degli stati più produttivi sul piano agricolo. L'avvelenamento della natura sarà ancora più accelerato a causa dell'aumento delle popolazioni, con le conseguenze che questo comporterà. Allora, tu mi hai chiesto: ti di... interrompo. Tu mi hai chiesto se, magari, al punto 24, sì. potevo dare una risposta. Io quello che mi viene in mente, visto l'ultima frase, le ultime due frasi, posso pensare al, al fatto che eh, in Germania fu effettuato a quanto oh, comunque la storiografia. Non ufficiale dichiara che ci fu un cambiamento economico da parte di Adolf Hitler che ha fatto la propria banca e si è sganciato da un potere economico mondiale. Quindi diciamo dopo tutto l'embarco venuto dopo e vediamo negli articoli del Times che c'era un boicottamento ehm, proprio verso il... Le... No, Cristiano, perdonami, Cristiano, perdonami, Cristiano, perdonami, Cristiano. Sì, sì, dimmi. dimmi. Per, perdonami perdonati dopo. lui si riferisce alle armi, ah, le armi. Solo, credo solo alle armi credo alle armi leggevo qua senza questo io. diventerebbe quasi impossibile per noi mettere in ginocchio le popolazioni degli stati presi di mira quindi mi riferivo un po' agli stati presi di mira lui poi dice ricordate qualche successo i nostri precessori furono in grado di controllare la Germania negli anni 30 con nuove leggi in materia in vigore adesso cioè l'unica cosa tu mi hai chiesto che mi di di armi, armi. Ah, allora no sì, 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 No, bisogna studiarci un po'. Ecco, io non ho letto niente di specifico. È, un, è una frase che si riferisce a un qualcosa che è successo in Germania in relazione all'uso delle armi. Ecco, questo è quello che secondo me vuole dire lui. Andiamo avanti. L'uso delle armi elettromagnetiche al punto 26 per la. Di terremoti nelle aree industriali più importanti degli stati nonché per ampliare all'ultimo punto che dice chi potrà sospettarci chi potrà sospettare i mezzi usati coloro che useranno sollevarsi contro di noi trasmettendo le informazioni sull'esistenza e sui contenuti del nostro complotto, diventeranno sospetti agli occhi delle autorità della loro nazione e della loro popolazione. Grazie alla disinformazione, alla menzogna, all'ipocrisia e all'individualismo che abbiamo creato all'interno dei popoli, l'uomo sarà nemico dell'uomo. Questi individui indipendenti, che sono i più pericolosi per noi, Proprio a causa della loro libertà saranno considerati dai loro simili come nemici e non come liberatori. Del terzo mondo, la disoccupazione, la propaganda per la liberalizzazione della droga, la, distribuzione della la, scusate, la distruzione della gioventù, l'ideologia del rispetto della libertà personale trasmessa all'interno delle chiese giudaico cristiane l'oscurantismo considerato come base per l'orgoglio, i conflitti interetnici assieme alla nostra ultima realizzazione, la restrizione di bilancio, tutto ciò ci consentirà finalmente di vedere il, il compimento del nostro sogno ancestrale, l'istituzione del nostro nuovo ordine mondiale. E allora, mi, fermo direi, qua, mi fermo Senti, qua tu pensi domande? quello che sta succedendo adesso a livello climatico? Vediamo costantemente ogni giorno zone che vanno a fuoco, alluvioni, grandine che non si è mai vista. Pensi che sia questo progetto ARP che diciamo o una sorta di punizione verso stati che non si adeguano ai loro cambiamenti? Guarda, la risposta te la dà la statistica vai a vedere quello, gli eventi simili che sono successi nell'arco degli ultimi cento anni che dovrebbero essere negli istituti preposti tutti registrati un po più un po meno e probabilmente scoprirai che sono un po' eventi straordinari quindi probabilmente purtroppo da ricollegare a intervento umano no perché vediamo proprio eh, in questi giorni in queste settimane sta accadendo un po' di tutto a livello mondiale ovunque nel mondo Specialmente quelle Ma nazioni. Per tanti io... anni, eh. Ma adesso sono un po' di anni. più perché vedo proprio che alcuni stati che hanno fatto un po' marcia indietro, proprio quei stati vengono poi colpiti da queste calamità. Quindi tante volte io penso che c'è eh. una connessione in questo, diciamo una, una guerra climatica a livello punitivo per far vedere quello che loro sono in grado di fare. Insomma, senti sì, poi un'altra ho volta... letto hanno già previsto loro. Mi senti? avevano già previsto no? una no, maniera sì sì prego prego eh, oggi fa capricci la linea senti poi sì. un altro punto che non hai letto prego, molto importante era la ristrutturazione della la pulizia dell'esercito eh, vediamo anche qua tu cosa ne pensi perché sì, io... era il punto precedente te lo leggo adesso te lo, sì. le... te lo leggo te lo leggo te lo leggo è il punto 22 sì Dice, sarà così creata una forza militare multinazionale interna agli Stati e una task force. Si chiama Eurogender4. Uh, la combinazione di queste nuove polizie, create per l'aumento della instabilità politica e sociale all'interno degli Stati, aggravati dal peso dei problemi economici, ci consentirà di controllare meglio le popolazioni occidentali. In questa maniera l'uso delle informazioni digitali sugli individui ci fornirà un controllo completo su tutte le popolazioni. Allora, proprio su questo sì. eh, andiamo a sbattere nel, um, nella parte prima dove c'è sta scritto l'indottrimento dei giovani, perché se non mi ricordo tu feci una riflessione tempo fa su un video con Ubaldo, che proprio il eh, ristrutturare la polizia e l'esercito era eh, sostituire elementi validi con i giovani prima di coscienza e moralità. Quindi vediamo che poi si rilaccia anche a quel discorso di intonamento mentale delle cose. E lo vediamo oggigiorno che, come operano questi giovani poliziotti o le nuove forze dell'ordine. Ma sai, e... sono tutte strutture militari. Loro, loro devono seguire quello che gli dice il generale. Cioè, quello, loro, loro, loro un, un militare segue gli ordini. È un po' la stessa cosa che abbiamo nella struttura massonica. Capito? C'è una, una struttura, tutte le strutture verticistiche, grosso modo, lavorano tutte alla stessa maniera. cioè noi si pensa che sia una cosa molto diversa la massoneria, nel, nel, nella realtà non è molto diversa perché se ti danno delle direttive e ti dicono che tutta una serie di cose non le devi fare o non ne devi parlare, te ti devi attenere a queste direttive, non è che puoi andare in televisione e dire tutte le cose in co controcorrente lo puoi fare lo fanno soltanto che loro coloro che sono eh, eh, autorizzati a farlo e che eh, oggi occupano la maggior parte della cosiddetta comunicazione alternativa senti oltre all'euro all'Eurogender fuori che molti sono scolari e comunque mh è da molti anni già attiva in Italia diciamo, la occupano i carabinieri con una caserma a Vicenza quindi l'Eurogender 4 diciamo sono un patto che hanno delle nazioni europee quindi mi pare Italia Spagna eh, Germania Ola eh, Olanda e Polonia anche Portogallo e Romania e usano i gendarmi loro quindi noi in Italia i carabinieri in Spagna la guardia civile gendarmeria in Francia e via dicendo quindi sono reparti di polizia militare poi ricollocati nell'Eurogender For, e, mh, oltre a questo, che la gente se lo ha dimenticato perché nessuno ne parla. Era stato accennato che forse si faceva, ma la gente si è dimenticato che è stata fatta poi con il trattato di Velsen, Andate a leggere il trattato di Velsen. Praticamente l'Eurogender 4 è praticamente intoccabile e praticamente non prende ordine dallo Stato, prende ordine da altre fonti. Ti risulta questo? è andata via nuovamente la linea all'inizio quando è stata costituita aspetta un attimo eh. mi senti? sì sì adesso sì mi purtroppo senti? oggi fa capricci la linea all'inizio quando è stata quando è... Eh, e cominciano a collegarsi anche qua dicevo eh, è stata fatta passare con una foto di tutto però eh, non, non ho parlato anche della CIA, no? anche la CIA, la CIA non risponde al governo americano. Sono tutte queste strutture che sono organizzate dalle sovrastrutture, diciamo così, che, come abbiamo visto, non, non sono i governi, non rappresentano i governi nazionali. Sono, sono organizzate da queste sovrastrutture che, in questo momento, sembra che siano a capo di questo di questa pandemia, no? stiano portando avanti questo, questo progetto che possiamo chiamarlo in tante maniere, ma io chiamo nuovo ordine mondiale. Siamo alla prima fase ancora del nuovo ordine mondiale. Voglio fare una nota a chi ci ascolterà, eh, l'Eurogender 4, eh, che non tutti vedono bene con i propri occhi, eh, guardate bene le immagini del repertorio, fa sempre servizio di, di sicurezza. Quando ci sono le riunioni Bilderberg, quindi guardate bene le divise, guardate bene i personaggi, perché sono le loro guardie del corpo ufficiali. Allora, Massimo, ti volevo fare questa ultima domanda: eh, molti dicono che oltre all'Eurogender4 ci sia un altro esercito parallelo che a quanto pare è pronto per le, le probabili repressioni verso chi non si adegua al loro cambiamento. Eh, te ne sai qualcosa, puoi confermare, o una tua riflessione? No, io della situazione attuale non ho no, no, informazioni. Io, come sapete, no, di Anita, ecco, questo, questo è un senatore americano. Eh, delle Hawaii dell'isola Hawaii che negli anni 80 credo, è stato, credo che sia ancora su YouTube se, se lo ricercate lo trovate che disse chiaramente che ci sono delle de, 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 de strutture militari cioè de, praticamente che fanno capo non al governo americano che sono come, come se fossero delle degli de, 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 de apparati degli de, de, de eserciti in cui ci sono navi da guerra, ci sono aerei, ci sono tutto quello che serve, che non rispondono al governo americano, ma rispondono a dei settori privati. Questo è quello che praticamente lui, credo, in, in una. In un'intervista, insomma, sotto giuramento, eh? ma mi sembra davvero se queste cose esistevano negli anni 80 non vedo perché non debbano esistere oggi. Senti un'ultimissima un cosa, no. un'ultima due cose. Allora, proprio riguardo a questo, che tu hai detto che ci sono delle cose, delle forze parallele, io da fonti, certe, che ora non posso dire né nomi né, né ruoli, hanno detto che la maggior parte di questi emigrati che vengono no. in Italia sono la maggior parte mercenari dormienti pronti per un'attivazione quando loro lo decideranno. Eh, ripeto, questo mi è stato detto da fonti adorevole di alto rango e quindi penso che anche su questo lato bisogna stare molto attenti se poi loro attuano determinati piani. Ma voi avete visto gli immigrati che arrivano su bar, in perfetta salute? Pochissime donne con pochissimi bambini, qualcuno naturalmente le devono far arrivare, no? Perché altrimenti. E, e, e non mi sembrano che siano persone che scappano con la fame, scappano dalla. La, vera, la veramente la, 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 la gente veramente povera, quella che veramente muore di fame, non ha i soldi per venire perché questa gente in teoria dovrebbe anche pagare per me. Eh, perché mi riguarda no? quando si parla tante volte dell'Africa si parla eh, io vi invito comunque a fare una ricerca a vedere quanti di questi soggetti arrivano dalla Tanzania da qui andate a vedere e controllate. Nemmeno uno, io dico in 10-15 anni che è andata avanti questa storia, non credo che ci sia stata una persona che viene da Tanzania, perché la Tanzania, come vi spiegavo, è una situazione in Africa, ma ha una mentalità completamente diversa, per venire in Italia e poi magari a un certo punto fare certe cose. Purtroppo mi dispiace confermare questa cosa qui, ma anch'io penso così. Allora, quindi ringrazio di questa conferma perché, poi, alla fine, ti ripeto, eh, viene da fonti eh, ufficiali che non posso rivelare per, per la loro posizione. Comunque, aggiungo anche chi ci ascolterà di fare una, una propria riflessione. Perché poco fa uscì fuori un video di questi signori che si lamentavano nei centri di accoglienza dicendo che hanno speso migliaia di dollari per un viaggio fantomatico nei barconi. Allora, io quello che faccio sempre riferimento è. Riflettete perché un viaggio con il passaporto come turista costa molto, ma molto meno. Quindi c'è qualcosa che non quadra perché se tu veramente vuoi venire in Europa con escamotage, penso vieni come turista, spendi 300-400 dollari o euro di biglietto, quello che sia, vieni, fai il turista e poi diciamo, scappi dove vuoi. Quindi non penso che tu spendi 2000 dollari per venire con un barcone o con i telefonini di ultima generazione poi fai delle scenografie melodrammatiche in televisione, cioè, a me mi vengono tante domande poi, no? quindi penso che la cosa più semplice sarebbe farti un viaggio come turista da 300-400 euro un biglietto d'aereo, vieni, poi fai quello che vuoi, vai dove vuoi, quindi vediamo che qui c'è qualcosa che non quadra, riflettete su questo, non è questione né di razzismo né di niente, è che dietro c'è qualcosa di grosso che ancora voi forse non vi immaginate. Comunque senti eh, Massimo, io concluderei perché ci sono gravi problemi di linea. <coughs> quindi invito tutti i nostri ascoltatori a comprare la tua opera perché è di fondamentale importanza, soprattutto per capire quello che sta accadendo questi giorni. Eh, io non ho altre domande, perché quello che è scritto nei nuovi barberi, nei protocolli di Toronto, è tutto quello che è successo fino ad oggi, quello che sta accadendo adesso e quello che verrà. quindi di nuovo invito i nostri lettori di fare le proprie riflessioni, ma veramente farle bene perché penso che non ci sia, diciamo, un bel futuro prossimo, ma vicino, molto vicino, che ci aspetta molto tragico, a quanto vedo io. Quindi dico sempre: fate le vostre ricerche, studiate perché la storia non è quella che ci è stata insegnata. La situazione è molto grave. Quindi, niente, io concluderei qui. Ti ringrazio di essere stato qui con noi. Non so se tu vuoi aggiungere in conclusione. E dire due cose sulla tua attività, sui tuoi siti e tutto quanto. E chiudiamo oggi qui la puntata. Perché mi, mi dispiace a chi ci ascolterà, ci sono stati gravi problemi di linea. E' è inutile andare un po' oltre. Prego Massimo. Sì, sì, no, in due, due, due minuti, proprio. Allora, per ricordare il mio sito che è mentaaperta.net, eh, sul, sul sito trovate un po' tutte le informazioni riguardo ai libri, naturalmente potete scaricare il formato ebook per 3 euro, seguite tutta la procedura, se volete potete fare anche donazioni, perché fare ricerca... Eh, questo libro mi è costato tanto, eh, ci sto ancora lavorando. Eh, poi, se avete intenzione di comprare invece i libri, ma ma Cartaceo vi ricordo che la libreria Mauro ha um, l'esclusiva per la distribuzione del libro. Così a, a Mauro di Milano. Se siete interessati, potete chiamare loro e ordinarlo da loro. Potete co comprare sia la trilogia, cioè i tre libri, con tutte le raccolte dei vari capitoli, oppure i capitoli singoli. Eh, potete comprarli anche su Amazon, eh, poi, se volete uno sconticino particolare, mi chiamate, mi scrivete, a mm e io ci mettiamo in contatto, vi, vi faccio un bello sconto: eh, circa il 30-33% di sconto. Mi sembra e ve lo faccio recapitare a casa. Vi, vi a ca ve lo faccio, vi faccio andare a casa. Ho un problemino, ve lo dico subito: sulla copertina del volume 2 che Amazon mi aveva inizialmente accettato prima di partire, e poi invece adesso non mi accetta più. Quindi Trove, ci sto lavorando, spero di risolvere il problema, altrimenti vi vanno i capitoli singoli, tanto l'importante è leggerle le cose, eh? sono rilegati bene, è un prodotto della qualità migliore che ho potuto fare e leggete qui, è eh, 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 una, una raccolta di circa, ho menzionato almeno 100 autori in, in totale, eh? di cui in Italia non si è mai parlato, quindi tutte cose originali, tutte cose che trovate soltanto su questo documento qui. Eh, noi ci diamo appuntamento Cristiano se ti va bene la prossima settimana dove vediamo le tre corone che è eh, con i primi due naturalmente eh, rappresenta i primi tre capitoli sono appunto il primo volume anche eh, le tre corone è un, un libro è <ride> più un libro che un capitolo comunque diciamo che eh, prenderà un po' di tempo la prossima settimana faremo vedere anche delle immagini perché, siccome si parla molto di simbologia, i primi due capitoli non erano necessari. Ma adesso, se è possibile, mostrare delle immagini. Così facciamo un discorso. E sarà un, una piccola maratona. Cristiano, se la linea ci assiste, eh? perché sono quasi 150 pagine con tante immagini da vedere. E, insomma, facciamo per quello che si può fare. Eh. Assolutamente eh. sì, poi in caso se, non, se i tempi si allungano facciamo una seconda puntata delle tre sì. corone. ora Quindi magari, di nuovo, magari di, ci pensiamo. Sì. Sì, di nuovo invito uh, l'acquisto di, 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 la, di questa opera perché è veramente fatta bene, di qualità, io ho qua tutta la copia, tutto l'originale. L'appello che faccio è divulgate il più possibile questa, questi video. O comunque, parlatene con i vostri amici, soprattutto questi primi temi che abbiamo parlato, i nuovi bar per i protocolli di Toronto. Condividete, condividete, studiate e ricercate. Quindi, ci vediamo alla prossima. Ti ringrazio Massimo di essere stato qui con noi. E a tutti quanti, grazie a te un saluto a, un, saluto a un saluto a tutti. ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.